Sì, ringrazio tutti i cittadini perché il Paese ha scelto la continuità, credo si possa dire ora il buon governo, visto il 40, quasi il 49% dei consensi che abbiamo avuto e quindi noi ci faremo interpreti dei desideri dei cittadini e continueremo a lavorare come abbiamo fatto in questi 5 anni, con serietà, con determinazione, con autorevolezza, sempre nel rispetto dei servizi che dobbiamo portare ai nostri cittadini. Noi abbiamo un impegno con loro, lo abbiamo fatto per 5 anni e lo manterremo anche nei prossimi 5 anni. Tanta gente in Consiglio Comunale, ho una bella squadra di persone molto determinate, persone che vengono dal mondo dell'associazionismo, quindi sono già abituati a mettere il proprio tempo a disposizione della comunità, una buona giunta e quindi io credo che potremo lavorare sempre con la stella polare di lavorare per la nominata la scorsa settimana, quindi oggi ho dato comunicazione al Consiglio Comunale, sono tutti nuovi, a parte Tommaso Ciclo era già con me nella precedente legislatura come assessore, adesso è il mio vice sindaco, avevo già annunciato il suo incarico già in campagna elettorale se avessi vinto, e gli altri sono persone nuove, ma sono convinto anche perché hanno preso tantissimi voti. E sono convinto che faranno bene, persone serie, persone determinate, persone che lavorano a un progetto, credo, sempre nell'ottica di lavorare, perché ne abbiamo tantissimi, perché continuiamo i progetti che già sono in fase avanzata della precedente legislatura, stiamo andando a breve a completare l'iter convenzionale per la terza corsia autostradale, qui abbiamo un tesoretto, se così si può dire, di circa 15 milioni che metteremo a disposizione della Vallata dei Trovi per rifare tutta la viabilità e anche la piazza, eccetera. Stiamo lavorando già all'asfaltatura completa della via delle Serre, abbiamo già iniziato il percorso pedonale, beh, insomma, il 12 andrò a firmare il protocollo d'intesa con la Regione per il campo di pesca internazionale, che tutte cose avevo già detto in campagna elettorale, cose avevo già portato avanti nella precedente legislatura e come vedete sono cose pratiche perché noi siamo persone che quando prendiamo un impegno cerchiamo di mantenerlo.